Genova 1992. Mancano pochi mesi alla commemorazione del cinquecentenario della scoperta dell'America. Un bibliotecario trentenne trova in uno scantinato, in uno dei vecchi fabbricati all'interno della città storica, tra i Carruggi, trova un manoscritto. Questo manoscritto è codificato, un vecchio codice che usavano gli ultimi carbonari. E la storia, che lui traduce dal manoscritto, parla di un giovane architetto che forse miracolosamente, fra mille peripezie familiari e quant'altro, economiche e così via, riesce a entrare nell'entourage del gruppo di progettisti architetti, che sono stati, tra l'altro, ingaggiati per l'Expo del 1892, parliamo, erano stati ingaggiati e questo architetto riscuote la fiducia di un benestante, un signorotto locale con aspirazioni nobiliari, ma che non, insomma, non molto, non sempre corrisposte. La realizzazione di una vasca enorme, che sarà inaugurata proprio all'Expo e ci sarà anche alla presenza anche del re. Poi lui, tramite la sua storia d'amore con Omas, una giovane cameriera, che rappresenterà comunque il suo che era fino a quel momento l'unico suo scopo di vita, perché coinvolto nell'anima e nel fisico, scoprirà l'amore fisico, eccetera, con questa ragazza. Ma questa ragazza, tramite le confidenze con le altre donne, gli rivelerà che il capomastro ha intenzione di uccidere il re in persona, proprio durante l'inaugurazione. E a questo punto il nostro bibliotecario risulterà talmente coinvolto, impossessato dalla storia, si immedesimerà col protagonista, descriverà una parabola per lui molto pericolosa che lo porterà verso una fine, diciamo, anche scontata.